Benvenuti a tutti a questo tutorial su come comprimere, ovvero ridurre, la dimensione di un video tramite un'applicazione per cellulari Android. Andiamo quindi ad aprire il Play Store. Fra le tante che ho provato vi consiglio Video Compressor Panda. È sufficiente cercarlo dalla barra di ricerca e installarlo. Lo riconoscete dall'icona con il panda. Aspettiamo che si scarichi e che venga installato. A questo punto apriamo l'applicazione. Se volete potete leggere i testi di introduzione e poi cliccare su successivo per arrivare così alla schermata principale. Prima di iniziare dobbiamo dare l'autorizzazione cliccando su consenti all'accesso alle nostre foto e video. Arriviamo così all'interfaccia principale, qui selezioniamo il video che ci interessa comprimere e clicchiamo poi su successivo in basso a destra. Arriviamo così all'interfaccia dove possiamo scegliere quanto ridurre il nostro video. Abbiamo diverse opzioni, file piccolo, file medio, file grande, ma noi scegliamo adatta alla email perché vogliamo inviare il video tramite email. La dimensione predefinita qui sono 25 MB, che è anche il limite della maggior parte dei servizi mail, fra cui anche Gmail e Yahoo. A questo punto possiamo andare a cliccare su OK. Chi desidera può accedere a impostazioni più personalizzate, noi invece clicchiamo su comprimi. Adesso non resta che aspettare la fine della compressione, nel frattempo possiamo continuare a utilizzare il cellulare anche in altri modi. Nella barra delle notifiche possiamo controllare l'avanzamento della compressione. Appena l'applicazione finisce, arriviamo al risultato. Ecco, possiamo vedere che l'originale pesa 215 MB, mentre il file compresso solo 8 MB. Cliccando su Confronta possiamo visualizzare il video originale e il video compresso per vedere se è tutto a posto. A questo punto possiamo andare a cliccare su Condividi per poterlo inviare tramite email. Nel mio caso clicco sull'icona di Gmail. Nel campo Da ci deve essere scritta la nostra email dalla quale vogliamo inviare. Nel campo A invece andremo a scrivere l'indirizzo della persona alla quale vogliamo inviare questa email. Nel campo oggetto scriviamo il titolo dell'email in modo che il destinatario capisca subito di che cosa si tratta. Controlliamo che tutto sia a posto, come vedete l'allegato c'è, il testo ci piace così, andiamo a cliccare in alto a destra sulla freccetta invia. Verremo riportati automaticamente all'applicazione. Non volendo fare altro, clicchiamo in alto a sinistra sulla X per uscire. L'app a questo punto ci chiede se vogliamo salvare il video compresso. Scegliamo di non farlo. Se anche il video originale non ci serve, consiglio di eliminarlo dopo qualche giorno per liberare la memoria del telefono. Grazie per la visione, spero possa esservi utile. Lascio in descrizione il nome e il link dell'applicazione. Se aveste qualche domanda o qualche cosa non vi è chiaro, scrivete pure nei commenti.